Buongiorno a tutti, iniziamo la conferenza stampa. Ringrazio i giornalisti collegati. Scusate per l'orario della conferenza stampa alle 9:30, ma poi oggi ci sono tutta una serie di incontri, approfittiamo anche della presenza e saluto il senatore Castelli, commissario straordinario del governo, e il dottor Mariani, direttore generale del Confidi Unico. Oggi siamo qui per presentare il modello di polizza fideiussoria legata appunto all'attività nelle aree appunto dichiarate inagibili a seguito degli eventi sismici 2016-2017, in qualità di presidente della SVEM, che ha organizzato questa conferenza stampa. La società che rappresento ha organizzato, è stata sempre in stretto contatto con la struttura commissariale fin dall'inizio dell'attività, avendo predisposto sui territori delle province appunto che hanno avuto queste problematiche sismiche, quindi provincia di Fermo, Ascoli e Macerata, dei punti di ascolto e dei punti di comunicazione verso chi voleva ricostruire gli edifici, sia enti pubblici, imprese e privati. Questi uffici sono rimasti sempre come delle antenne sui territori per capire, in collaborazione anche con il commissario che ci chiedeva sempre, diciamo, verificate l'attività, no, per o eventuali criticità. Abbiamo riscontrato questa difficoltà, poi il dottor Mariani entrerà nei particolari per quanto riguarda appunto le fideiussioni, per poter accedere, anticipare, avere anticipate le somme. Io ringrazio il nostro collaboratore, il dottor Sandro Cacchiarelli, che abbiamo incaricato di mettere a sistema quindi la SVEM, la struttura commissariale e successivamente il Confidi Unico. Quindi io non mi dilungo, passo la parola al commissario senatore Guido Castelli. Grazie Presidente, anch'io saluto i presenti che abbiamo scomodato ad un'ora che non è la più comoda per chi fa le fatiche giornalistiche, però in precedenza abbiamo offerto il caffè, quindi questa cosa era unita al pacchetto. E saluto anche i giornalisti collegati che so essere parecchi. Io, se voi ritenete, intanto vi manderei un contributo di 3 minuti video, perché siccome so che i giornalisti amano i numeri, allora, credo che le cose di cui diremo, in sintesi, di cui dirà meglio il grande Mariani, che è direttore di Unico, ha fatto un gran lavoro, da questo punto di vista potrebbe essere utile per capire di cosa parliamo. Nel corso degli ultimi 12 mesi, in qualità di commissario straordinario di governo, in stretta collaborazione con i quattro presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e con i 138 sindaci coinvolti, abbiamo lavorato per la ricostruzione e la rinascita dei territori dell'Appennino colpiti dal terremoto del 2016. C'è in campo un grande e decisivo lavoro di squadra. Solo nel 2023 sono stati liquidati 1 miliardo e 300 milioni per la ricostruzione privata, più 37% rispetto al 2022 e più 73% rispetto al 2021. Proprio alla ricostruzione privata è stata data priorità per riportare i cittadini nelle loro case e il superbonus 110 per tutta l'area del territorio colpita dal sisma è stato garantito fino al 31/12/2025. Per la ricostruzione pubblica sono stati stanziati complessivamente quasi 4 miliardi che andranno a finanziare oltre 3.200 interventi. Solo nel 2023 per le quattro regioni sono state finanziate 1.000 opere per quasi 1 miliardo di euro. Tra queste, per oltre l'80%, abbiamo già avviato le procedure di progettazione. Ebbene, nel 2023 sono stati stanziati oltre 500 milioni di euro per oltre 1.400 progetti, finanziati con particolare riguardo alle microimprese, ai progetti di investimento innovativi, terzo settore e nuovi modelli di economia circolare. Si lavora per un territorio più sicuro, più sostenibile e connesso.
nell'ottica di una rigenerazione che attraverso la ricostruzione sappia contrastare la crisi demografica. Nel grande lavoro di riprogettazione del futuro c'è bisogno di individuare delle direttrici di sviluppo, il digitale, le scuole, le strade e l'energia per costruire un Appennino contemporaneo. Intensificare la connettività, velocizzare la digitalizzazione dei processi e sviluppare un sistema di monitoraggio avanzato dei territori renderà il cratere più sicuro e più connesso. Nel 2023 si sono sbloccate progettualità per 168 milioni nell'innovazione digitale, con l'intesa e la volontà di rendere l'Appennino centrale attrattivo per nuovi investimenti che generino posti di lavoro. Ricostruire le scuole affinché i giovani possano crescere e studiare in sicurezza. Per questo è stato sbloccato l'accordo quadro relativo a 228 interventi di edilizia scolastica per un valore di quasi 900 milioni di euro, con 62 milioni stanziati per i centri di ricerca universitari. È chiaro l'intento di fondare sulla ricerca scientifica e sull'innovazione lo sviluppo di territori carichi di tradizioni e proiettati nel futuro. La rinascita passa anche per una nuova strategia di accessibilità al cratere, superare l'isolamento. E grazie al piano per lo sviluppo delle infrastrutture stradali, con lavori avviati nel 2023 per 1,1 miliardi di euro, questa prospettiva sta diventando realtà. Le energie di tutti portano una nuova energia. Gli edifici nuovi o recuperati stanno generando un risparmio energetico dalle proporzioni inattese. Si stima un minimo di 82 milioni a un massimo di 152 milioni l'anno di miglior consumo. Inoltre, grazie a un finanziamento di 68 milioni di euro e al coinvolgimento di 64 enti territoriali, sono nate 22 comunità energetiche rinnovabili. Gli investimenti in essere e quelli che verranno testimoniano l'esistenza e il valore di un nuovo modello di sviluppo dell'Appennino centrale. Un modello già riconosciuto a COP28 a Dubai come una buona pratica internazionale. Vogliamo costruire il posto migliore in cui vivere e lo stiamo facendo insieme. Bene, scusate, però preferivo che dare conto sempre di quello che sta accadendo. E quello che avete visto in realtà è una dimensione in cui il credito c'entra molto, perché quando noi vi parliamo di 1,3 miliardi di liquidazione alle imprese che lavorano nel terremoto nel 2023 e al fatto che ogni mese noi liquidiamo qualcosa come 140 milioni al mese alle imprese, il credito è un elemento centrale. Perché? Perché quando mi è stata assegnata questa funzione, ci siamo resi conto che una problematica da affrontare e gestire era proprio quella della difficoltà per le imprese di avere liquidità. Perché quando avvii un cantiere, prima che i SAL maturino e vengano liquidati, c'è necessità di essere robustamente, come dire, tutelati e protetti dal sistema del credito. E qui entra in campo la soluzione che abbiamo proposto, la possibilità di concedere alle imprese fino al alla percentuale del 30% un'anticipazione al SAL zero, cioè tu non hai neanche iniziato, ti possiamo dare fino al 30% di liquidità, misura resasi necessaria per effetto anche delle tensioni sui tassi di interesse. Voi sapete che, ahimè, la Banca Centrale Europea ha fatto quello che ha fatto e quindi noi rischiavamo che le migliori intenzioni si scontrassero sul lastrico della situazione del credito. Da questo punto di vista, quindi, siccome quell'anticipazione deve essere necessariamente garantita da una polizza, noi abbiamo prestato ascolto a chi, come Svem, come Unico, ci aveva indicato delle criticità che stavano compromettendo la possibilità di un rilascio massivo di quelle polizze, tanto da pregiudicare quella disponibilità di liquidità che eravamo disposti a crescere. Allora, mi faceva piacere, ringrazio chi ha organizzato, appunto, il presidente e il direttore Mariani, perché
prestando ascolto in una logica, come dice il presidente Acquaroli, che ringrazio sempre, di filiera e di collaborazione, siamo riusciti a trovare una soluzione che consentirà a Unico e al mondo dei confidi, che chiaramente garantisce questo tipo di sistema, di poter ottenere un rilascio che altrimenti rischiava di spiaggiarsi del tutto, come dire, in qualche misura compromettendo questa, la ricostruzione stessa. Quindi io siamo qui a, come dire, celebrare cosa? Un metodo, perché io ho solo prestato ascolto anche con i nostri collaboratori, con il dottor Cacchiarelli, a quella che era l'indicazione intelligente di chi il territorio lo vive. Io penso che il decisore pubblico debba fare spesso palestra di esercizio di questa attitudine. Quindi grazie, perché in questa maniera non solo delle Marche ma anche del resto dei territori devastati dal sisma sarà possibile dare ulteriore slancio per un 2024 in cui magari supereremo anche il record del 1,3 miliardi. Grazie a chi ci ha aiutato, come la SVEM e Unico. Grazie senatori, io passo la parola al dottor Mariani, ricordando che il Confidi non è solamente il Confidi Unico, ma anche nelle Marche ci sono anche altri confidi. L'invito del Confidi Unico è perché lavora il Confidi su più regioni e quindi può già attivarsi non solo nelle Marche ma in tutti i territori, che appunto abbiamo visto nel filmato bellissimo che ci ha proposto il senatore Castelli, opera il Confidi Unico. Grazie, grazie molte. Io innanzitutto ringrazio ovviamente il presidente di SVEM e il senatore Castelli. A volte, come dire, i problemi si annidano nelle specificità, e quello che ha detto il senatore, nonché il commissario, è molto importante, perché se non si interveniva in questo modo, un granello di sabbia sarebbe stato presente nell'ingranaggio e le cose non avrebbero funzionato. Questo è il tema vero. Quello che il senatore ha accettato di fare, valutandolo da un punto di vista giuridico in modo ineccepibile, è quello di aver sbloccato un tema che è decennale nell'utilizzo delle fideiussioni e nel rilascio delle fideiussioni. Spessissimo le banche ed i confidi non hanno voluto rilasciare fideiussioni, e ve lo dice uno che da 30 anni lavora in banca, perché era indeterminato il termine della scadenza dell'impegno, non sapendo quando l'impegno fideiussorio scadeva. Nessuna banca o nessun confidi si assumeva questo rischio non sapendo quando questo rischio finisse, e nessun ente finanziario può assumersi un rischio a vita. Questo tema non si è mai riuscito a smarcarlo, non si è mai riuscito a risolverlo, e questo non garantiva la possibilità di accedere, questa è un'altra cosa importantissima, al Fondo Centrale di Garanzia. Quindi lo Stato, che garantisce con il Fondo Centrale di Garanzia l'accesso al credito per la micro e piccole imprese, non poteva intervenire su una misura dove lo Stato, tramite il commissario, è fortemente presente, perché per una interpretazione normativa la cosa non poteva avvenire. Con il consigliere giuridico del senatore Castelli e con il suo appunto collaboratore di SVEM Cacchiarelli, abbiamo ragionato a lungo su questo tema, ci siamo confrontati, e quindi è stato modificato il testo per il quale la fideiussione ha una durata di 12 mesi oggi, decorrenti dalla data dell'erogazione, e può essere prorogata di 60 mesi o di 36, a seconda che si parli di danno grave, e allora è 60 mesi, o 36 mesi se appunto è danno lieve. Quindi è chiaro che poi al termine di questi periodi, qualora i lavori non siano terminati, c'è una possibilità di valutazione da parte del commissario, ma aver messo queste scadenze
ha generato la ripresa di un mercato. Considerate che solo Unico in questi anni ha rilasciato 148 fideiussioni di questo tipo. Solo Unico. Ma questo è un mercato che si riapre per le banche, per tutti i confidi. Quindi è un mercato che consente, come diceva il senatore Castelli, di far sì che i cantieri possano partire, perché le banche o i confidi possano rilasciare queste fideiussioni e non solo le assicurazioni a volte fantomatiche, e quindi si possano ottenere i fondi attraverso i quali avviare il cantiere. È una banalità, no, è una cosa fondamentale. A volte, consentitemi un po' la provocazione, si fanno conferenze stampa per molto meno. Questa è una cosa tecnica che cambia radicalmente il mercato, lo cambia in maniera sostanziale e penso che abbia un valore assoluto, anche perché la politica, l'istituzione si è assunta una responsabilità, ha innovato in termini di mercato e quindi ha detto no, così non funziona, cambiamo perché questa gente ha diritto di ricostruire le proprie case, i propri edifici ed è giusto che quel video che è stato fatto vedere si trasformi in realtà. È poco, per me è tanto che faccio questo mestiere da tanti anni, è tanto, perché consente di fare realmente le cose. Questo è il senso vero di questo incontro di oggi, fare realmente le cose, perché questo meccanismo ti consente di far partire i cantieri, ti consente di far arrivare quei fondi, ti consente di sapere che c'è una scadenza, ti consente di avere una controgaranzia del fondo centrale di garanzia che non è indifferente, altrimenti il sistema finanziario non si muove. E come ha detto il senatore, senza credito possiamo chiacchierare a lungo, ma nella sostanza non ci muoviamo. Ecco l'importanza della decisione assunta dalla struttura commissariale, che noi ringraziamo, e penso che da questo riparta un mercato sui quali poi ci impegniamo a darvi numeri, ma saranno veramente importanti. Senza questo nessuno rilasciava fideiussioni, dobbiamo mettercelo in testa, nessuno più rilasciava fideiussioni, perché non ci si assumeva più il rischio sapendo, o meglio, avendo il timore che quel rischio fosse sine die, cioè non scadeva mai, e nessuno può rilasciare un impegno sapendo che è legato, senza avere una scadenza. Quindi io ringrazio a nome di tutti i confidi, a nome del sistema finanziario, la struttura commissariale, perché ha funzionato e perché consente a noi di fare il nostro mestiere e alla gente di tornare forse nelle proprie case. Ecco, questo è il senso, però questa è una conferenza stampa per me che vale molto più di tante altre. Grazie direttore, se ci sono domande dai presenti o da chi è collegato. Posso farne una qua collegato? Prego Raffaele. Buongiorno. Buongiorno. No, molto basica in realtà, forse una domanda anche elementare, però magari può essere utile. Ci spiegate esattamente cosa dovrebbe fare l'impresa? No? Cioè, perché voi parlate giustamente di passaggi che magari per loro sono tecnici, ma così noi riusciamo a spiegarli. Cioè, chi arriva da voi? Qual è la vostra idea? Quindi l'impresa che ha il cantiere, certo, quindi il lavoro pronto, ma che non riuscirebbe a partire, cosa deve fare? Ma guarda, proprio nella frontespizio della struttura commissariale c'è proprio scritto che i proprietari di edifici inagibili a causa degli eventi sismici 2016-2017 che hanno colpito il centro Italia possono richiedere appunto delle spese ammesse a contributo per gli interventi da effettuare secondo quanto previsto bla bla bla, richiedendo l'anticipo, e in questo caso se vogliono richiedere l'anticipo per l'avvio del cantiere hanno necessità di stipulare preventivamente una fideiussione che deve essere posta a garanzia della concessione del contributo. Quindi è chiaro che se appunto io voglio avviare un cantiere e ho necessità di questo anticipo, mi devo recare presso un intermediario finanziario che mi rilasci questa fideiussione, banca o confidi,
o struttura assicurativa, e questa, con questa fideiussione che consegno agli organi competenti della struttura commissariale, avrò l'anticipo del contributo per la ricostruzione. Questa fideiussione della quale stiamo parlando non veniva rilasciata dalle banche, dai Confidi, perché non era previsto un termine preciso, e nessun istituto finanziario, di fronte a una fideiussione, a un rischio, passatemi il termine, che non ha una scadenza, si impegna in alcun modo. E la stessa Banca d'Italia, che ci, come dire, governa e ci controlla, ci invitava a non assumere rischi di questo tipo se non avessero una scadenza e una determinatezza, quindi da questo punto di vista. Pertanto, con la modifica che è stata ottenuta, le banche e i Confidi oggi possono più tranquillamente emettere queste fideiussioni, perché le stesse, avendo una scadenza di 12 mesi, prorogabile a 60 o a 36, a seconda del danno grave o del danno lieve, possono essere riassicurate con il Fondo Centrale di Garanzia. Pertanto, di fronte a come dire, cantieri, parliamoci chiaro, che a volte vedono situazioni magari non proprio di pienezza economica, pertanto è necessario un po' buttare il cuore oltre l'ostacolo, a volte avere una garanzia del Fondo Centrale che ti abbatte il rischio di credito è uno stimolo enorme al rilascio di queste fideiussioni, che poi consentono al cittadino o all'impresa di avere il contributo. Questo è, in termini tecnici, no, è lo strumento, che, credetemi, è tanta roba, come oggi dicono i giovani, è tanta roba perché cambia il contesto. Raffaele. Bene. Altre domande? Non ce ne sono, quindi io vi ringrazio, chiudo la conferenza stampa, un saluto a tutti i giornalisti collegati e un saluto e un arrivederci per altre novità, no? Senatore, qui è... Sì, sul credito, abbiamo un altro grande tema, lo dico a chi è rimasto, che è quello dei plafond bancari di sostegno al 110, che, come dicevamo nel video, fino al 31/12/2025 potranno essere aggiunti al contributo Sisma. C'è un tema importante che riguarda soprattutto il nostro tessuto produttivo aziendale, di come dire, insufficienza di questi plafond, e quindi, se vogliamo che le nostre imprese rimangano protagoniste della ricostruzione, dobbiamo porre la questione, e chissà che i Confidi non ci possono essere d'aiuto. Volentieri. Quindi la sfida è trovare una soluzione. Sì, noi le sfide ci piacciono, le sfide ci piacciono. Grazie a tutti. Arrivederci.